inaugurato a Pesaro il Museo Nazionale Rossini a Palazzo Montani Antaldi, la vita del grande compositore ricostruita in 10 sale, i cimeli storici, gli abiti e i supporti multimediali. Inaugurato ieri a Pesaro il Museo Nazionale Rossini a Palazzo Montani Antaldi, nuova punta di diamante dei luoghi rossiniani della città. Ce ne parla Alfredo Ranavolo. Ti aspetti Rossini, ma trovi anche Thom Yorke, Stevie Wonder, David Bowie, Vinicio Capossela. Sì, perché il Museo Nazionale dedicato al grande compositore pesarese ospiterà anche mostre temporanee. La prima Wall of Sound, inaugurata assieme al museo stesso, è del fotografo delle rockstar Guido Harari. 53 scatti che si potranno ammirare fino all'8 settembre. Ma il grande protagonista è ovviamente lui, Gioachino, artista acclamato un secolo e mezzo fa e oltre come oggi. E questo vernissage ha idealmente chiuso il cerchio di quelle celebrazioni che un anno fa hanno accompagnato la città nel 150° dalla sua morte. Si tratta di un museo che restituisce la figura di Gioachino Rossini nella sua dimensione artistica, biografica, in un percorso di 10 sale che raccontano appunto tutte le tappe della sua lunga vita. Dai cimeli come libretti d'epoca e abiti di scena si passa alla ritrattistica fino ad arrivare ai supporti multimediali per conoscere nei dettagli la vita e l'opera. Nello stesso palazzo Montani Antaldi, che al piano terra ospita la biblioteca della fondazione dedicata al maestro, un altro luogo rossiniano dove si respira la stessa aria che già permea il teatro, i musei civici di Palazzo Mosca, il tempietto di Palazzo Olivieri, più che mai internazionale, grazie anche alla presenza dei delegati delle città creative della musica UNESCO.